Gigi Rossi ha 21 anni nel 1974. Vive a Pordenone ed un giorno, tornato a casa, la mamma lo affronta un po' bruscamente. Cosa hai combinato? Ha telefonato un giudice, chiedeva di te, devi averne combinata qualcuna delle tue. Lo apostrofa. In effetti la notizia è vera a metà. Sì, un giudice cerca Gigi Rossi, è vero, ma si tratta del giudice Viola. La Viola moderna, quella della serie B, sta nascendo. E le colonne d'Ercole degli stranieri, intesi come atleti non di Reggio, stanno per essere abbattute. Rossi, in verità, era stato segnalato già un paio di anni prima da uno dei tanti reggini residenti al nord Italia, il professor Lofaro, che, fidanzato con una segnapunti, lo notò durante una partita juniores. L'allora 19enne friulano, è il 72, venne invitato a sostenere un provino durante un torneo a Milazzo. La prova dà esito positivo, ma ritornato a casa il padre gli nega l'autorizzazione al trasferimento, imponendogli di completare prima gli studi conseguendo il diploma. Due anni dopo, nel 74, appunto, la situazione è diversa. Gigi è diplomato e la Viola è pronta a disputare la Serie B. La Viola paga 2 milioni di lire al giocatore, sono una cifra importante, e 500.000 lire alla società di provenienza. Poi altri 3 milioni li sborsa per Paiusco, più 300.000 lire al mese di stipendio, e 1 milione e mezzo per il prestito di Aspidi, oltre a 400.000 lire per l'appannaggio mensile. Un trafiletto di Superbasket dedicato alla Serie B titola Rossi, Paiusco e Aspidi attirati dai lauti stipendi di Reggio Calabria. È il 14 agosto del 74, ancora 14 agosto, come 8 anni prima quando scomparve Piero Viola. Il primo acquisto straniero della Viola insieme ad Aspide e Paiusco sbarca in Calabria. Arriva in aereo a Crotone, ad attenderlo c'è un super tifoso della Viola, Don Paolo Ferrara, uno di quelli che contribuirà a creare negli anni una vasta area di uomini vicini alla società, i quali, pur senza esserne formalmente parte e per puro amore verso la causa, si sobbarcheranno spesso sacrifici senza alcun ritorno economico o altra convenienza. In questa fascia la Viola pescherà sempre e troverà il valore aggiunto del calore umano e della disponibilità, che, unite a quelle offerte dai dirigenti, quasi sempre rappresenteranno la carta vincente per far scattare negli atleti la molla dell'affezione, sempre più rara man mano che ci si avvicinerà al professionismo. Ricordo quel trasferimento da Crotone a Reggio come un vero incubo, racconta ancora oggi Gigi Rossi, che poi a Reggio c'è rimasto e ha lavorato come funzionario del comune. Il viaggio durò 4 ore, ricorda, c'era un caldo infernale e restammo con i finestrini serrati mentre Don Paolo guidava fumando. Arrivammo a Reggio in Piazza Duomo, dove mi aspettava il pullman della squadra che stava andando a Palmi per disputare il torneo di Ferragosto. Salii sull'autobus, ricorda Rossi, con gli stessi abiti con i quali avevo viaggiato, pantaloni, giacca e scarpe di cuoio. I miei compagni, sorride Gigi Rossi, erano molto casual, diciamo così. Ricordo che Melito addirittura aveva indosso i calzoncini, una canotta e le ciabatte. Il torneo all'aperto, in piazza, come si usa ancora. Per l'esattezza lo scenario è Piazza Primo Maggio di Palmi. I primi avversari di Rossi in maglia nero-arancio sono i messinesi dell'Intercontinentale. I compagni guardano con diffidenza ma con rispetto quel ragazzone venuto dall'altra parte dell'Italia e per di più retribuito 300.000 lire al mese, più vitto e alloggio, oltre 3 viaggi aerei andate e ritorno, mentre i locali hanno solo diritto a un rimborso spese. Rossi però conquisterà tutti in fretta a suon di canestri. Nella gara di esordio, appena sceso dal pullman, il tempo di levare le scarpe di cuoio e mettere da basket ne fa 36, segnando da tutte le parti. Il primo bomber della storia nera-arancio è arrivato. Mi conquistarono subito i colori di questo posto, dice Rossi. L'ambiente era coinvolgente ed anche le ragazze così mediterranee mi incantavano. Ma la Viola sul piano umano era qualcosa di incredibile. C'è sempre stato un gruppo straordinario. Fin dalla mia prima apparizione a Palmi vidi cose per me inimmaginabili. Eravamo ospiti della Proloco a Santeria. I miei compagni entravano direttamente in cucina e svuotavano i frigoriferi. Io non avevo mai visto, ricorda Rossi, scene del genere, così spontanee, così goliardiche. Addirittura alcune particolarità del luogo lo catturano. Una volta, del tutto inconsapevole del significato e del coinvolgimento popolare che stava vivendo durante la festa della Madonna della Consolazione, Gigi Rossi resta intrappolato in auto in mezzo a una marea di folla. Io davanti con la mia 112, ricorda Rossi, e poi usco dietro con la R4, dice sorridendo. Raggiungere l'hotel Lido fu una vera e propria impresa, non capivamo cosa stesse accadendo, fin quando non vedemmo uno striscione con su scritto «Viva Maria!».
L'afflato della dirigenza rappresenta un altro elemento di grande forza della società. Per noi così giovani, ricorda Rossi, era un elemento decisivo. Sempre attenti, premurosi, non potevi non restare legato alla maglia, alla città, alla viola. Il giudice Viola faceva sempre sentire la sua presenza, così come Odoardo De Carlo, ricorda ancora Rossi, veri e propri padri, genitori per noi. Ogni sera, il giorno dopo l'allenamento, ma soprattutto ogni lunedì sera, il giorno dopo la partita, avevamo l'abitudine di riunirci nel soppalco della profumeria di De Carlo. Era un appuntamento importante, ricorda Rossi, faceva squadra, gruppo. Il campionato di Serie B 74-75 è governato da una formula astrusa. La Viola frana nella prima fase, non riuscendo ad accedere alla pool promozione, e così è costretta a giocarsi la salvezza in due fasi successive, che però la squadra di Fotia supera agevolmente. Mazzagatti, Rossi e Aspidi sono i fari della squadra. Ma l'esperienza del primo anno di B serve moltissimo nella stagione successiva, la 75-76, ancora con Fotia in panchina. Da Catania arriva un altro elemento che segnerà a caratteri di fuoco la storia della Viola. Si chiama Pippo Borzì e resterà a Reggio per 6 anni. L'inizio del torneo è travolgente. Vittoria a Latina all'esordio. Rossi trascina la squadra a travolgere Napoli 7 giorni dopo e ancora una vittoria in trasferta a Brindisi e poi ancora vittoria contro Palermo e Messina. E via così per tutta la prima fase. 9 vittorie su altrettante gare, prima di cedere al Messina nell'ultimo inutile match. La seconda fase vede i nero-arancio sfidare avversari titolatissimi come le due squadre di Roma, Banco Roma e Iaco Rossi. Ma la Viola è inarrestabile. L'entusiasmo incontenibile fa il resto. Chiude in testa anche la seconda fase, a pari merito col Banco Roma, con 8 vittorie e 2 sconfitte. La città adesso comincia ad appersonarsi alle vicende della squadra. Lo scatolone diventa quasi inespugnabile, una scatola appunto in tavolo e lamiera, col fondo in mattonelle lisce e i ferri dei canestri rigidi come pietra. Non riesco a spiegarmi, riflette Enzo Pudorti, oggi medico, playmaker regina di quegli anni, come ancora oggi, a distanza di quasi 50 anni, almeno 3/4 della Reggio Sportiva parli di quello scatolone. Riconosca i personaggi di allora alimentando quella che, possiamo dirlo, è diventata vera e propria leggenda. Ma la Viola era già allora qualcosa di importante per la città, ricorda Pudorti. Già nel 73 battezzai il mio esordio in prima squadra per 16 anni per lo spareggio che giocammo a Roma contro Palermo. E c'erano almeno 2000 persone di Reggio, si era stabilito un legame vero, vero tra squadra, società e città. In effetti eravamo più che una squadra. Il nostro senso di appartenenza, ricorda Pudorti, alla città e poi alla regione era diverso dal normale. E la stessa cosa a rovescio accadeva per i nostri tifosi. Lo scatolone, nelle fasi salienti della gara, col pubblico a battere i piedi sulle tavole e le mani sulla lamiera mentre urla e fischia, diventa un inferno. Dalla primavera in poi anche la temperatura all'interno è insopportabile. Per noi era diventato usuale, ricorda ancora Rossi, ma per i nostri avversari era un trauma. Il fondo era duro e liscio, mentre già nel centro Italia molte palestre delle scuole avevano il parquet. Non c'erano spogliatoi dedicati, si utilizzavano quelli della piscina adiacente. A fine gara o allenamento era surreale la corsa alla fontanella. In estate o primavera, al termine dell'allenamento, andavamo dritti in piscina a giocare a pallanuoto. Questa è la Viola che sta nascendo. La terza fase della stagione 75-76 è un altro passo nel futuro, visto che per la prima volta nella sua storia la Viola disputa la pool promozione in Serie A. Il girone è veramente di ferro: Carrara, Livorno, Iaco Rossi Roma, Roseto e Chieti le avversarie, ancora troppo forti per la giovane, ambiziosa ma troppo tenera Viola. I nero-arancio rimediano solo una dignitosa figura e chiudono con 2 vittorie e 8 sconfitte. La gara contro Livorno rappresenta l'uscita di scena di coach Fotia dopo 4 stagioni e un lavoro fondamentale per il futuro. Il suo indiscutibile merito è quello di aver portato la Viola da una dimensione in cui sognare la Serie B sembrava addirittura una chimera, alla Pool A, della quale negli anni successivi la Viola diventerà ospite abituale. Che anni, quegli anni.